Buonasera, benvenuti alla seconda puntata della nuova stagione di Radio Indifferenti. Siamo qui, riuniti, siamo in diretta, ci siamo tutti. Francesca, sì, non premere tipo con le mani così. Allora, innanzitutto, Francesca, tu non vuoi dire niente, non vuoi salutare nessuno? Buonasera, buonasera. Io Brava. non parlo perché siccome quest'anno voglio cominciare col piede giusto, non voglio fare la cattiva, Ok. voglio fare la buona, voglio dare a Nino tutto lo spazio possibile, altrimenti poi dite che lo sfrutto. Quindi No, parlerò poco. io non, cioè, vado con la presentazione dell'ospite di questa sera. Vai. Allora, finalmente, lo posso dire, ce l'abbiamo fatta. Sì. Abbiamo questa sera qui con noi, udite, 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 tutti ascoltatori, eh? No, qui con noi Michela Tempesta. Il Papa, buonasera. Abemus, Papam. abbiamo la fumata bianca, stasera Abbiamo siamo la in fumata. diretta. Però scusami, Abbiamo la fumata. prima di sparare tutte le mie domande a Michela, Ah. tu mi hai detto prima, no, ho una battuta d'effetto per No, ha cominciare. smesso di piovere, non la posso fare. Io la tenevo Ma pronta. io lo Una battuta che non ho sapevo. mai sentito. Meno Però io male. la volevo fare perché lo sapevo che tutti quanti la facevano. Però la volevo fare nel modo che tipo c'è una tempesta che doveva essere portatrice di qualcosa di Ragazzi, buono in questa radio. ragazzi, io gliel'avevo detto, Nino, ma per caso c'entra la tempesta? E, ma No! allora sentite, io volevo, allora, sincero, la volevo fare in modo poetico, in modo cioè, che era comunque no, no, una tempesta distruttrice, una tempesta buona, e questo volevo dire, però purtroppo la più di piove ha finito, è smesso di piovere, e quindi non ho potuto più fare la battuta sulla Questi tempesta. sono i motivi per cui io non faccio parlare mai Nino. Ve ne do ogni giorno una Non dimostrazione. è Quindi oggi vero. abbiamo cominciato subito, l'avete sentito, non lo sentirete più. Non è vero. Allora, prima di cominciare, vuoi spiegare alla nostra ospite il significato, l'uso di questo aggeggio che abbiamo sul Cioè, tavolo? poi mi vuoi far sparare tutto all'inizio, C'è che un battuta. No, campanello nero, voi non lo potete vedere, ma c'è un c'è, campanello nero si sul sente? tavolo, Allora, come quello degli alberghi. non entra, nessuno entra a portarci bevande o altro, Purtroppo no. purtroppo, perché il budget di Radio Baiano. Offrite qualcosa per Radio Baiano, anche un bagno. Questo campanello c'è per un motivo. Allora, questa sera, secondo me, è un po' particolare, c'ha un potere in più questa sera. E questo campanello servirà a placare l'ansia di Francesca, perché Francesca in realtà è l'ansia. Scoprirai che durante la puntata inizierà con delle ogni volta mi contatta e fa: Nino, stasera preparo le domande. Poi ha fatto: Nino, ho fatto 8 domande, puntini, puntini, puntini. Allora, volete capire l'ansia mia come sale? Tipo, mo domenica quando ci siamo visti al Questore, per esempio, io ho detto: Francesca, che dici? Questo qua? Sì, ma sei sicuro? Ma di vuoi parlare? Ma allora tutto a posto. Quindi la mia ansia è calcolabile tramite l'utilizzo di questo campanello che abbiamo qui davanti. Quindi in qualsiasi momento la prima funzione è come ansiometro. Va bene. Appena senti l'ansia, lo puoi cliccare tranquillamente. Ok. Poi più avanti scopriremo la seconda funzione e forse anche una terza funzione. Si evolve di puntata in Hai puntata. finito? Vai, Francesca. L'ho Intanto preparata bene questa. ci è arrivato già un messaggio da un nostro collega che ci dice: lavarsi con Nino nelle orecchie è qualcosa di soave. Salutatemi. Ciao Carlo! Carlo, dopo ti pago, grazie. 5 euro per Ma fare andare a calci. si sta lavando in un bagno lui, vero? Ti stai lavando in un bagno? Aspetta, Carlo, sincero, come Rispondi. ti stai. Cioè. Portate in Allora, bagno a Radio Baiano. chiudiamo questo siparietto che noi ogni settimana dobbiamo fare e iniziamo a parlare con Micaela. Parto dalla domanda facile, poi le difficili dopo. Ah, va a posto. Quando è nata la tua passione per la musica e come si è evoluto il rapporto con la musica nel corso del tempo? Questa è la domanda facile. La A facile. posto. Allora, la passione per la musica uno ce l'ha dentro, nel senso che non è che nasce in un momento particolare, naturalmente ce l'abbiamo tutti. Poi è normale che se per casa trovi lo strumento musicale, se per educazione hai delle persone che comunque sono molto vicine alla musica, nasce prima. A me è nata abbastanza prima di nascere anche. Diciamo che intorno ai 10 anni ho cominciato a suonare la chitarra, che per
gli anni 80, insomma, era un buon inizio, tra virgolette, sono abbastanza vecchiotta. No, comunque è nata quasi subito. Quasi subito. Forse ho cominciato a cantare prima di parlare, ma non ne sono sicura, dovremmo chiederlo a mia madre. Quindi poi come si è evoluto questo? Si è evoluto rapporto? Che sono una persona abbastanza introversa, quindi ho trovato la mia amica nella musica, nella chitarra, nel pianoforte, nella scrittura, piuttosto che in una persona fisica per un po' di tempo. Sono abbastanza introversa. Hai scoperto dei lati a te sconosciuti tramite la musica? Sì, diciamo che col tempo mi sono conosciuta meglio. Mm. Sì, è comunque una sfida. Tu ti sfidi ogni giorno a fare meglio, a sentire le cose, a vedere le cose da molti punti di vista, perché quando scrivi una canzone non è sempre un fatto tuo. Potrebbe essere il fatto di una persona che hai incontrato, te la devi mettere addosso, la devi vivere, poi gli dai il tuo tocco sicuramente, però così impari anche a conoscere gli altri. Senza toccarli, perché io non tocco nessuno, c'è questa cosa che io difficilmente faccio, abbracci, baci, queste cose qua. Influenze musicali. Influenze musicali. Cosa ascolta Micaela Tempesta? Musicaela. Musicaela. Oggi ascolto un po' di tutto, prevalentemente musica nera, R&B, soul, funky. Prima, diciamo che io sono figlia degli anni 80, quindi sono una specie di spot continuo, Madonna, Michael Jackson, e poi c'è stata tutta un'evoluzione negli ultimi anni, ho cominciato ad andare indietro nel tempo, prendere il jazz, fare... Sto crescendo. Però c'è una... Scusa se ti interrompo, sì. Di che Michele è anche lungimirante sulla musica, perché io ricordo che quest'estate, quando mentre stavo lavorando con il mio amico carissimo idolo Poppo. Ciao Poppo, ci manchi. Era una sera dopo un concerto all'Orto Botanico. Michela consigliò a tutti di ascoltare un artista che io sincero non la conoscevo, che tuttora per me è anche secondo me qualcosa in comune trovo tra di loro, comunque voglio sulle di musica, anche di testo forse, che è LP. Che magari ce la consiglia, non so se conosci. No, pensavo di Franco, che gira sempre in questa. No, lei invece è LP, mi consiglio. Io da quel momento in poi, da soccato a tutte le parti, l'ho capitata. Sì. È una voce assurda, comunque. Quindi anche lei è come il nostro campanello, è anche lungimirante, perché abbiamo detto che ci sono poteri oscuri in questa radio. Leggenze, magie. Tornando a noi, c'è una scoperta musicale che ti ha segnato? Allora, all'inizio mi ha segnato Lauryn Hill. Col tempo mi hanno segnato anche Amy Winehouse, Nina Simone, Ella Fitzgerald, gli Incognito, non so se li conoscete, Tina Turner, tutta una serie. Comunque sono quasi tutti neri. Non sono razzista, sono quasi tutti neri. Nino. Io ho un'altra domanda. Prego. Ma io volevo chiedere a Michela Beyoncé, perché? Beyoncé è una nuova disciplina olimpica, tra poco sarà. Beyoncé è, se dobbiamo fare un termine di paragone, potrebbe essere la Tina Turner dei giorni nostri. Nel senso che è una donna abbastanza capace, c'ha una voce che, scusatemi se è poco, come dico io, sa ballare, è bella, vabbè, comunque questo è, diciamo, il prototipo dell'artista americano. C'è differenza tra l'artista americano e l'artista italiano. L'artista italiano è un po' sbilenco, nel senso che magari sì, io faccio il cantautore, però magari non è molto intonato, oppure suonicchia la chitarra. Là cominciano da piccoli, vuoi fare questo, devi entrare in un mondo che è business prima di tutto, quindi devi cantare bene, devi suonare, se è possibile. Se non sai suonare, mettiti a ballare, mantieni la linea, e tutta una serie di cose che poi molti di loro vanno anche al manicomio, però quelli che restano sono portenti. Sì, che l'ho visto dei video di preparazione. Sì, perché sto facendo un disco che ci vorrebbe Beyoncé per farlo cantare. Che io ogni giorno vado a vedere, è bellissimo. Dopo parleremo anche di questo futuro disco. Intanto, per far conoscere la musica di Micaela Tempesta, ascoltiamo un primo brano. Vi facciamo ascoltare Salva la faccia di Micaela Tempesta. Noi torniamo fra poco ad Indifferenti su www.radiobaiano.it. Come siamo belli quando siamo bravi, come siamo bravi quando stiamo buoni buoni, come siamo buoni quando decidiamo di restare umani, come
preghiamo a braccia aperte come santi e scolari, che questo Dio ci renda ricchi e somari. Come siamo fieri quando siamo rari, come siamo rari quando siamo veri, come siamo veri quando progettiamo voli interstellari e non sappiamo ancora camminare a piedi, e quando siamo in piedi come siamo strani, come siamo strani, tutti impegnati a seguire binari o a girovagare in centri commerciali per rincoglionirsi con le offerte speciali. Ho imparato che nessuno è come si spaccia, con questa vita che schiaccia c'è un regalo qui per te, spero ti piaccia, la verità salva il culo e la faccia. Ho imparato che nessuno è come si spaccia, quando la vita ci schiaccia fai un regalo a te e a chiunque ti piaccia, datti una mossa, salva il culo e la faccia. Come siamo tristi quando ci ubriachiamo e siamo posseduti dalle cose che compriamo, siamo anche più tristi quando a pancia piena, sazi e gonfi, non sappiamo neanche quello che mangiamo, e quando siamo soli come siamo strani, come siamo strani, lobotomizzati da TV, radio e giornali, sempre in prima fila e le edizioni speciali che da qualche tempo sono tutti uguali. Come siamo scemi quando deleghiamo gli altri, quando gli altri vanno avanti poi piangiamo, furbi come volpi, muti come pesci, sordi come i muri, fatti di paura in cui ci rifugiamo, chiuse nelle nostre convinzioni, siamo tolleranti predicatori e mendicanti ed estorsori a seconda delle stagioni. Ho imparato che nessuno è come si spaccia, con questa vita che schiaccia c'è un regalo qui per te, spero ti piaccia, la verità salva il culo e la faccia. Ho imparato che nessuno è come si spaccia, quando la vita ci schiaccia fa un regalo a te e a chiunque ti piaccia, datti una mossa, salva il culo e la faccia. La crisi, le rivoluzioni, sempre più servi meno padroni, il riciclo delle emozioni, l'estinzione delle mezze stagioni, una malattia endemica che si fa chiamare America, e l'obesità occidentale dove il potere è cambiare canale, e più c'è da dire e meno c'è da fare. C'è un regalo qui per te, spero ti piaccia, la verità salva il culo e la faccia. Ho imparato che nessuno è come si spaccia, quando la vita ci schiaccia fai un regalo a te e a chiunque ti piaccia, datti una mossa, salva il culo e la faccia. Ho imparato che nessuno è come si spaccia, con questa vita che schiaccia c'è un regalo qui per te, spero ti piaccia, la verità salva il culo e la faccia. Ho imparato che nessuno è come si spaccia, quando la vita ti schiaccia fa un regalo a te e a chiunque ti piaccia, datti una mossa, salva il culo e la faccia. E siamo tornati ad Indifferenti su www.radiobaiano.it. Abbiamo appena ascoltato Salva la faccia di Micaela Tempesta, che è con noi qui, non se n'è ancora andata. Non è ancora scappata. Vi ricordiamo che potete contattarci su WhatsApp al numero 344-27-49695 per fare tutte le vostre domande alla nostra ospite. Okay, quindi fatevi sotto. Invece le ragazze a scriverci, lo dico io il numero. Care donne, se ci state ascoltando, se mi state ascoltando, mandate un messaggio al 344-27-49-695. In allegato vi mando anche il mio numero. Quindi, cara Maria, se ci stai ascoltando, mandaci un messaggio. Erika, Fabiana, se ci stai ascoltando, scriveteci. E vabbè. Uffa, firmatevi soprattutto, altrimenti non possiamo salutarvi. Sì, sì, se volete essere ospitati a Napoli, ho casa adesso, quindi quando volete... Andiamo ad ascoltare Michela quando suona a Napoli. Cerchiamo la fidanzata a Nino. Ma veramente, cerchiamo una fidanzata per Nino. Allora, un bagno per Radio Baiano e una fidanzata per Nino. A te cosa serve? Ci devo pensare. Okay. Qualcosa di soldi. Posso dire qualche particolarità che deve avere la ragazza, casomai? Se si possono dire?
Sì, se casomai se sa suonare, cantare, mi fa anche piacere. Hashtag nuovo conduttore, cerco un nuovo conduttore. Batteria quasi scarica, Francesca. Dobbiamo caricare il Allora, tablet. tornando a noi, stai preparando questo disco. Sì. Cosa ci puoi anticipare, se puoi? Che vi devo anticipare? Non vi posso anticipare niente perché sto facendo questo disco con Massimo De Vita, che è una metà dei Blindur. E siamo ancora in fase di preproduzione, facile preproduzione. Sta avvenendo una cosa abbastanza carina. Com'è lavorare con Massimo? Ma lavorare con Massimo è fantastico. Per me è fantastico perché comunque ci troviamo molto caratterialmente, sia tra la diastema e l'amore oscilliamo tranquillamente durante la giornata, tutti e due. Massimo è, penso, uno dei pochi produttori che sa fare il produttore, nel senso che si spoglia di quello che è lui e cerca di capire tu che vestito devi avere addosso sulla tua musica. Ed è uno dei pochi che lo fa. È una rara qualità. Tu Sì. sei una cantautrice. Sì. Capiamo un po' il meccanismo. Generalmente, io ho sempre questa curiosità: parti prima dalla musica o prima dal testo? Io lo chiedo sempre a Si tutti. parte da dove capita. A volte cominci a scrivere e ti rendi conto che può diventare una canzone, a volte cominci a suonare e ci cominci a canticchiare sopra il famoso finto inglese ribattezzato cammellese. E quindi poi cominci a trovare delle parole. In genere però non c'è molta differenza di tempo tra quando scrivi la musica e quando scrivi il testo. È quasi sempre immediato. È vero che tipo puoi stare 3 mesi per scrivere una canzone e non ti esce niente, non si dicono le parolacce. E poi magari passano 5 minuti e tutto quel lavoro che hai fatto in quei 3 mesi, bello e buono, prende forma all'improvviso. E allora ti rendi conto che l'importante è che tu abbia sempre voglia di fare, anche se è molto difficile a volte. La tua nota preferita? La mia nota preferita, non lo so, sicuramente non è un tasto nero del pianoforte, perché io ho un problema con i tasti neri del pianoforte. Sono indecisa, forse è là, forse è là, che tiene un po' le redini di tutto nel nostro sistema. Nino. Io non so se già voglio darle Devo un. suonare Oh, il campanello? con me proprio, cioè. Sto scherzando. Allora, io prendo già, usufruisco da una delle domande che ho inventato oggi, creato un po' come Piero Angela, roba. Allora, io dopo aver visto comunque la collaborazione che lei ha fatto comunque con vari artisti, in particolare l'ultima fatta a Camera d'Odore, io vorrei chiedere a Micaela, se c'è a Napoli un artista, tra tutti quelli che con lei ha collaborato, da consigliare, con quale tipo, anche diciamo, ruberesti in modo simpatico una canzone. Mi devo rubare una canzone. Allora, boh, non lo so. In Campania, stavo per dire Napoli, ma stavo facendo una stupidaggine perché poi molte persone Sì, sono è anche quello della qua. provincia. Diciamo che nella nostra terra ci sono un sacco, c'è un sovraffollamento di artisti abbastanza bravi. Alcuni non escono fuori perché sono indolenti, altri non escono fuori perché magari sono un po' buttati verso il basso da altri meccanismi. Allora io mi trovo abbastanza bene con Joseph, anche se ha dei problemi caratteriali che noi tutti conosciamo, e quindi non lo so, collaborare con lui diventa un po' problematico. Diciamo che empaticamente mi trovo con lui. Collaborare con Massimo è una delle cose che consiglierei a tutti, con molto tatto sempre, perché non sempre può andare bene. Tra le donne c'è Catres che è molto brava, le ragazze Federica e Marilena che anche sono famiglia mia, insomma, io ti sto dicendo le persone che frequento più spesso. Tra quelli che non frequento più spesso, io sono affascinata da Newt, mi piace La Maschera, mi piace il timbro di Roberto, comunque c'è tanta roba da ascoltare qua, non ci buttiamo giù. Tu con chi vuoi collaborare? Una donna? C'è un numero di telefono, vuoi? Lo passiamo Sei in subito? Vuoi silenzio. girare un video per una donna? Posso. Beh, Ding!
Beh, avrei alcuni nomi da consigliare con i quali collaborerei, però non è il momento né il luogo adatto. Magari più avanti, quando daremo lo sfogo ad quel momento speciale, farò il mio sfogo pure. Forse stasera è il momento che faccio il mio sfogo, già la seconda Non puntata. ci interessano i tuoi sfoghi. Ma mi sta mettendo già in difficoltà, io lo sapevo quando andava a finire così stasera. Io prima di mandare un altro pezzo, volevo sapere, anche se questa è una domanda difficile, lo so, però fra tutte le canzoni che noi possiamo ascoltare, quindi che noi conosciamo già, c'è quella che ti sta più a cuore? Magari una storia? Mia? Sì. Allora, sì, sicuramente, ma ce ne sono varie. Diciamo che gli ultimi 2 anni non sono stati molto allegri, felici e mi sono ritrovata a scrivere delle cose un po' più intime. Quindi me le sento abbastanza addosso, tra virgolette. Non ne ho una preferita, ma perché io non ho una preferita di niente fondamentalmente, cioè per me siamo quasi tutti uguali. Non ce l'ho. Se ti devo dire qual è, non ce l'ho. So qual è quella che mi martellano proprio ogni volta che la faccio. E dicono, wow, troppo bello questo pezzo, che si chiama Invincibili, oppure Gomitoli, oppure ora no, oppure Vodka sì, Vodka no, a seconda della persona con cui parlo. Perché vodka sì, E vodka no? perché un giorno, presa dall'esaurimento nervoso, perché me la chiedevano sempre, ho cominciato a cambiare il testo, quindi adesso si chiama Vodka sì, Vodka no. A me piace Ci vediamo domani. Anche, vabbè, sì, No, io poi dopo. Cioè, lei no, mi sono ricordato una cosa che boh, esce proprio di fuori da questa domanda. Quando lei ha parlato comunque della collaborazione, sì, con Poppo, che comunque dico Joseph, che comunque il suo carattere, io comunque mi ricordo anche tuttora il mio primo incontro con Michela, è stata lei che tipo urlava contro Poppo, che ha fatto tardi, che stavamo a fare le foto stavamo a fare delle foto, e lei bellissima. Però rimasi impressionato con lei che faceva beatbox sulla canzone di Poppo. E feci, vabbè, ok, è tutto un programma questa sera già. Sì. Salutiamo ancora Poppo, salutiamo Massimo. Vi ricordiamo, prima di andare in pausa, che potete scriverci al 344-2749-695, WhatsApp, firmatevi. Noi ascoltiamo un altro brano di Michaela Tempesta, Senza di te addosso. Torniamo fra poco ad Indifferenti su www.radiobaiano.it. Sai che non serve più, stringimi forte se buio sarà. Tienimi stretta addosso. Stringimi forte che buio farà. Stringimi forte adesso. Piovimi amore addosso.
stringimi forte se freddo verrà. Stringimi forte anche adesso. Sono diventata il più spoglio tra gli alberi. E mentre il giorno muore ho già troppi sogni liberi. E lasciami sognare che stiamo ancora bene insieme, che distanza non ci ammali e la vita non ci separa. Stringimi forte che il buio ci fa. Stringimi a te lo stesso. Stringimi forte che freddo farà. Senza di te addosso. Addosso. E siamo tornati ad Indifferenti, siete sempre su www.radiobaiano.it. Abbiamo ascoltato Senza di te addosso di Micaela Tempesta, che è sempre qui con noi. Sono sempre purtroppo insieme a Nino, non ci posso fare niente. Io volevo dire che è iniziata adesso un'iniziativa, è stata lanciata da Micaela in questo momento. A breve, non so se è già uscita sulla sua pagina, non sappiamo. Ok. Quindi vediamo cosa succede se entro stasera si palesa qualcuno. Nino, invece di fare sti teatrini, una bella domanda seria, vai. Facciamo una canzone. Facciamo. Dai, la mia domanda seria è questa. Voglio ascoltare cosa live. Dopo il live c'è la domanda seria invece. Tu sei pronta? No, ma si figura. Cioè, sono... Io non sono pronto. Non so se è pronto lui. Io cosa ci fai ascoltare, dici? Che cosa vogliamo cominciare? Una tragedia? Cominciamo con una tragedia. Io sono d'accordo. Tu sei d'accordo? Sì, sì. Esca, mentre io apro il cavalletto. Io sono per il drammatico. Ma tutti siamo per il drammatico, perché quando siamo felici usciamo, come diceva Tenco. O no? Sono sante parole. No, sì. Ma... Raccontaci un po' questa storia. La storia di Tenco? No, la storia della canzone che ci stai. La storia della canzone non la posso raccontare perché si racconta da sola. Io non amo spiegare le mie canzoni, non sono nemmeno nemmeno tanto d'accordo con i miei colleghi che spiegano. Allora, questa canzone si chiama Vodka sì, vodka no, e l'ho scritta quando quel giorno sono andata al bar, ho chiesto la vodka. Ma perché? Cioè, mi però stai... forse così è meglio, perché magari spiegandola tu influenzi anche chi ascolta. Però è anche vero che poi, sapendo già la storia, sono preparata. È una cosa un po' a doppio taglio, a no? A doppio taglio. Io preferisco non farlo, perché secondo me forse mantiene un po' di più l'attenzione. Se la spiego già, è come se io non mi sentissi sicura del fatto che quello che ho scritto poi è capibile dagli altri. È questo che non mi piace della spiegazione della canzone. No, effettivamente non sono d'accordo. Io sono pronto. Sei ready? La facciamo all'americana? Yeah. Guarderò
foto da lontano. E se ti incontrerò, sarà soltanto un caso. Tra mille no e mille sì, non riesco a stringerti. Mi fa male, ma come ho fatto a perderti, legandoti a gomitoli, io ti volevo morire. Ora no, ora no, non lo so, non so. Sopravviverò. In fondo l'ho già fatto. Sì che lo so. Che ci restiamo dentro. Mille no e mille sì, lo sai, non so più stringerti, mi fa male, ma come hai fatto a perdermi, noi due così invincibili, io ti volevo già. Ora no, non lo so, non lo so. Ora no, ora no, ora no, non lo so, non lo so, non lo so. Tra mille no e mille sì, mi hai fatto perdermi, mi fa male, noi due così invincibili, eppure non so stringerti, anche se manchi da morire, da morire. Canzone che piace di più in assoluto. Sì, sì, la gente, alla gente piace piangere. Piange, vedo, piange. Vedo commento accanto. Sono quei momenti di pianto in compagnia. È terapeutico, però. Io. Commento a caldo, commento a caldo. C'ho due cose di uno, c'è brividi, due, voglio il CD il prima possibile. Cioè, è vero, è vero. Quando poi... ho bisogno di ascoltare questa canzone da te 10 volte. Secondo quando, me. Quando Michela registrerà, finirà questo disco, tornerà qui. Non lo sto dicendo perché mi deve aiutare a trovare una ragazza. Ma perché veramente... Sei grande ormai, queste cose le devi fare da solo. Di aspetto sono grande, ma fondamentalmente dentro ho ancora un cuore tenero. E un piccolo cucciolo smarrito, aiutatelo. Cioè, già due ragazze che suonano mi hanno detto la stessa cosa, io là mi stavo squagliando, non dico chi me l'ha detto. Basta. Ma avete capito. Allora, se anche a voi non interessa quello che Nino sta dicendo... Hashtag Nino stai zitto, cioè, e continuiamo, cioè, a parlare della nostra ospite, perché voglio parlare con Micaela. Usami, la storia triste tira, cioè, capito, il caso umano tira sempre. Io voglio parlare con Micaela adesso. Vai, allora, continua.
Un ricordo al quale sei più legata musicalmente parlando. Un ricordo al quale sono legata più. Allora, un ricordo fresco fresco, il concerto di Lorin che ho visto l'anno scorso. Ok, l'anno scorso a Roma, bellissimo. Uno di quelli fai, wow, che bello. Un ricordo un po' più addietro, ma non lo so, perché io vivo tutti i giorni con la musica, quindi non lo so, per me è una cosa normale, non so come. Io sono convinta che non faccio niente di particolare, intesa, perché è come se uno respira, ok, io respiro. Ci sono tante cose legate alla mia musica, ma è proprio la mia vita, quindi è difficile cercare un ricordo. Tu sei una persona, sei una, diciamo, di quelle più social, fra... Sì, Sì, asocial. lo usi molto. Sì. Quindi la mia domanda è, pro e contro di social e questo rapporto fra social e musica è più positivo o più negativo? Allora, cominciamo col dire che non è che sono molto contenta di questa cosa, che un artista deve essere social, però è anche vero che un artista si deve adattare ai tempi che corrono e i tempi che corrono sono virtuali, nel senso che c'è molta condivisione, non finta, però è condiviso su un computer, è condiviso su uno smartphone. Poche persone hanno quello stesso spirito, faccia a faccia, è come se fosse una grande piazza. E allora succede il casino e a volte ti perdi perché non sai a chi appartieni, tra virgolette, con chi ti puoi scontrare. Io poi ho tipo 1800 amici, che sicuramente non sono tutti amici miei, cioè, e quindi magari quando scrivo delle cose o non vengo capita e cominciano le guerre che ti tolgono energia. E io sono una persona che cerca sempre di spiegare quello che dice, nel senso che non è che dico le cose perché una mattina mi sveglio e sono cattiva, dico le cose perché sono osservazioni, non sono verità di fede. E oltretutto, quando dico le cose agli altri, significa che me lo sono detto a me, ma in una maniera ancora più violenta. Non è che devo insegnare niente a nessuno, più che altro io cerco un modo di dialogare con qualcuno che la pensa come me, o anche che non la pensa come me, sempre dentro i limiti della Del decenza e civile. dell'educazione. Nino, io direi che è arrivato il momento di usare di nuovo questo tasto, Ah, è il cioè. tuo momento. No, io allora. Lo dividiamo in due momenti questo momento, c'è Sì, questo anche. Allora, momento. visto che io ho paura di scatenare la battuta, la tempesta, l'ho fatta, io ci sono riuscito a Signori, non l'ha dire. mai fatta nessuno questa battuta. Comunque, dicevamo, la seconda funzionalità di questo campanello è quello di sfogo, valvola di sfogo. Visto che io ho paura e la voglio dosare, ti do due momenti di sfogo, perché se ne uno non ti basta. Se ne uno non basta. Visto che siamo stati così dolci, la tristezza, la canzone romantica, tutto così, io le concedo il primo momento di sfogo della puntata. Va bene. Io al suonare questo Devo dire le suo parolacce? puoi dire quello che vuoi. Tutto. In che senso? Ma io già dico tutto quello che Nel senso voglio. sono concesse le parolacce, sono No, concesse gli insulti, ok, sono no, ma... concessi anche qualsiasi cosa Però noi scusami, diamo. potrebbe anche non servire questo No, nel momento. senso. No, io generalmente sfogo, nel senso che ho le mie valvole di sfogo, però se ti fa piacere suonare così, possiamo anche suonare e difficilmente inveirò contro qualcuno in questo momento, anche Mi perché... sta tipo Lo so... disintegrando il Quello, no, nel momento. senso che quello che appare sulla mia pagina Facebook non sempre corrisponde alla mia indole, nel senso io sono abbastanza combattiva, ma non è il combattivo cattivo che ti devo dare Beh, ma addosso, diciamo è il il lato combattivo che oscuro. ti dovrebbe spronare, perché, ma poi me lo dico a me prima di dirlo a te, cioè quello è una specie di diario, il problema è che è diventato un diario che leggono tutti. Tutti. E noi lo sappiamo però, non è che non lo sappiamo, cioè, perché pure questa cosa, no? La mia privacy, tu Sì. perché... Ho capito, non ti fare Facebook allora se vuoi la privacy, non rompere le Già scatole, perché iniziato il questa momento di sfogo è... È senza stonare. giusto! È iniziato, vai! Ragazzi, quando state su Facebook, non cominciate con questi discorsi della privacy. La privacy non esiste più! Non
Se volete la privacy, non vi iscrivete a Facebook, non vi iscrivete a Twitter, non vi iscrivete a Instagram, non vi... Quanti cacchi ce ne stanno ancora? Io poi sono abbastanza attempata, ne tengo solo due o tre forse. Cioè, tantissime. E comunque, no, beh, davvero, cioè, è un gioco, ci sono delle regole, trattatelo come gioco e seguite le regole. Se lo trattate come vita normale, reale, andate dallo psicoterapeuta. È stata. Fra, allora, dimmi cosa vuoi fare. Io vorrei dare ancora spazio alla tua creatività. Ah, ok. Vabbè, io volevo fare una piccola pausa prima di lanciare questa cosa. Il piccolo artista di Radio Maya. Questa cosa che ho scritto in treno, quindi, tra la pioggia. Come dice Michaela, il piccolo artista di Radio Baiano vuole una pausa e noi pausa gli diamo. Aspetta, quindi... comunque donne vi sto ancora aspettando. Quindi ascoltiamo un altro brano della nostra ospite che non è Nino Masi ma Michaela Tempesta. Ascoltiamo Serenamente e ne torniamo fra poco ad Indifferenti su www.radiobaiano.it. Ah.
ciò che tocchi. E siamo tornati, siamo sempre ad Indifferenti, con me che sono Francesca, purtroppo con Nino, scherzo, su www.radiobaiano.it e soprattutto siamo con Micaela Tempesta, che non si è ancora annoiata di sentire tutte le stupidaggini di Nino. Infatti Michela ha percepito la mia difficoltà nel parlare anche con le altre persone, tipo domenica sera tutto lui ha detto senti posso un attimo, ok vieni qui dai di radio. E infatti così fatto, no Michela che no. Dopo quindi... aver ascoltato serenamente di Michela Tempesta è giunto il momento di questo nuovo gioco inventato da Nino, lo inauguriamo oggi con te. Vai. Non so che cos'è, non sono te la prendere con me. Sono una donna fortunata. Non è vero, prima ha detto bravo, mi sei piaciuto. L'ha detto, non lo vuole dire davanti a tutti. Che doveva dire? Uno so che cortesia. Sono il bambino speciale della radio, però il bambino non c'è... speciale. Come il cappellino con l'elica sopra e... Ok, allora adesso è il momento di questo nuovo gioco. Adesso tu devi scegliere un numero da 1 a 5. E a questo numero corrisponderà una domanda. Iniziamo solo con due domande, poi facciamo, anzi tre, e poi dopo le ultime due. Ok. Adesso la fine. Quindi le devo comunque fare tutte. Sì. Ma fare tutte che... insieme. No, scusa. No, non va bene, dai. Tutti e cinque insieme. Allora, no, facciamo una cosa. Fammi scegliere il numero. Da 1 a 5, è facile. 7. No, è da 1 a 5. 3. Ah, la 3. Serve la canzone Hot in questo momento. È perché hai scelto la domanda. Allora, la canzone post amore deve essere trash. La canzone però sappilo. Ah, ok. Andiamo col trash. Allora, vediamo. Chi ascolta Micaela Tempesta? Ma io non ascolto musica dopo. Vabbè. Allora facciamo. Se tipo ti alzi dal letto o dove sei dopo che devi mettere anche una canzone trash. Amanda Lear. Per forza. È un cocktail. No, d'amore. Magari. C'è una che fa ho fatto l'amore con me. Mi sono amata da me. Così, più o meno. Io lo sapevo che andava bene queste cose, lo sapevo. Diamo un altro numero. Cioè, vai, okay, mi piace questo. Okay. Allora adesso facciamo la 5. La canzone trash che canteresti ora. La canzone trash che canterei ora. Cioè pensando a noi questa volta. Cornutone che sta via canovale. Io mi sto inginocchiando e la sto amando in questo momento. Cioè, bellissimo. Ok, andiamo avanti. Uno. La canzone trash che canti o canteresti spesso sotto la doccia. Questa è fantastica. Ma deve essere forza trash. Yeah, pure. Cioè no, perché secondo me è trash. È trash perché. Però la canzone che. È trash, nel senso che è trash. Perché io, se voi mi guardate e poi pensate che io sotto la doccia posso cantare Festival di Paolo e Chiara, dirmi e in effetti è un po' trash come situazione. Ci sta, no? Ci okay, sta. Perfetto. Vabbè, quindi andiamo con un altro numero. Sono rimasti pari, quindi facciamo prima la 2. La canzone che invece canteresti durante colazione, andare a colazione. C'era Piero Pelù che... No, Piero Pelù, la pezzotta di Piero Pelù. The Cornflakes. The Cornflakes, quindi... No, durante la colazione possiamo cantare gelato al cioccolato. Dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato. E adesso l'ultima. Yeah. Chiudiamo col botto. Figurati. Che tutti i botti, eh? La canzone che ti penti di aver cantato. La canzone che mi pento di aver cantato... Che cosa ho fatto nella mia vita? Io ho cantato quasi tutto. La canzone che mi pento di aver cantato. Non lo so. WhatsApp. Non è trash, però. Perché io delle canzoni trash non le canto fondamentalmente. WhatsApp perché mi ha fatto. Posso dirlo? Sì, dillo. Mi ha fatto una stela di peli una stesa di peli pubblici praticamente. Grazie. Perché. Ho vinto in questo momento, io ho vinto. Sappiatelo. Cioè quelle l'ho cominciato a cantare tipo in terza media, abbiamo finito tipo al quarto liceo, già facevo il chiù. Ma non c'era un'altra. No dici, erano 5. Fabio, cioè c'avevi le domande di riserva? No, vabbè, era.
No, l'ha già detto. Ah, ok. E Scusami. infatti, scusa, allora io ho visto, c'è una doppia domanda in realtà. Ah, ok. Perché era collegata a quella di prima C'è la che avevamo 5 bis. chiesto. No, ci avevo visto. È una cosa che, giusto per chiudere col fiocco l'intera situazione, per metterti anche di più in difficoltà, perché Sì. devo farlo in questo momento. Prima ti avevo chiesto qua, se c'è una canzone che volevi prendere in prestito dagli artisti, dai tuoi colleghi, roba varia. Adesso ti chiedo di suonarla. Una canzone di uno, di un artista, di un tuo amico e invitare a fare lo stesso all'artista a cui ruberai o prestare la canzone. Cioè, io che adesso devo prendermi una canzone di sana pianta da una persona che conosco e fare il cambio. Esatto. È Ci sto difficile. provando, io l'ho provato a farla difficile la cosa. No, è difficile per una serie di motivi per il quale io la posso fare una canzone, ma non posso mai invitare questa persona a fare una canzone mia e soprattutto non posso mai farla come la fa lui. Io direi questo momento Vediamo, sono lo curiosissima. vogliamo riprendere o lo lasciamo Lo così lasciamo nell'etere? nell'etere, Nell'etere, ragazzi. ne farò solamente un piccolo, 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 piccolo pezzo perché, cioè, posso dire che sono preparata. No, Hai fatto apposta no, questa no, ma nel questa senso domanda. che potrei farne altre, però mi dovrei inventare gli accordi. Come? Allora, la cambiamo un po'. Come Michela canterebbe una canzone? No, No, non la facciamo facciamo così. che questa canzone la prendo in prestito per un po', ok? Perché io poi canterei tutte le canzoni alla maniera mia e diventa tutta un'altra tarantella. Poi te la faccio sentire in privato. Sai che cosa è più prezioso? Sa nasco nona come rosa, miezza prata e stu giardino, miezza prata e stu giardino. Sai che cosa è più preziosa? Sa un po' nona quando chiova, e o terreno se fa scura, e o terreno se fa scura. Se tu guarisse con gli occhi miei, se tu sentisse con cuore mio, si mo tu stisse ca con me, si mo tu stisse ca con me. Notte roce, porta suona, stille in sola yandala, sana sto cuore nira. Notte roce, porta suona, stille in sola yandala, sana sto cor È evidente che ha scelto Notte Roce degli Epo, che salutiamo. Sì, Yepi. Ciro, io ti sto aspettando, vieni qui. Vieni da me. Sei contento di come è andata Non questa pensavo che rubrica? andava così bene sta rubrica, sincero, ma io l'avevo già pensato. Non lo pensavo, ma lo Ma pensavo. che sei un bel gente, Sì, Nino. dai, manti i poteri. Anche uno che ho detto prima in privato, c'ho anche il potere della vigilanza. La vigenza. Prima di ascoltare un altro pezzo live, stavolta veramente un pezzo di Michela Tempesta, io vorrei parlare un po' di camera d'autore. Che bella cosa che camera d'autore. Facciamo una cosa, invece di parlare solo di camera d'autore, parliamo di tutte le realtà che stanno nascendo, che sono nate in questo ultimo anno, anno e mezzo, perché Napoli è in fermento, la Campania è in fermento. Allora, io mi occupo dell'organizzazione di camera d'autore, quindi ci sono più vicina, ma noi veniamo da un'altra esperienza fatta con un'altra realtà che si chiama Be Quiet, che magari viene da un'altra cosa. Ci siamo un attimo raggruppati a gruppi, come se fossimo delle isole. C'abbiamo dei punti di collegamento. Che succede? A Camera d'Autore si dà spazio a chi vuole suonare, a chi scrive, a chi si vuole mettere alla prova, e a chi vuole
vivere la musica in maniera rilassata. Nel senso, noi, io lo dico sempre, è come se tu uscissi a mangiare una pizza con gli amici, prendi la chitarra e cominci a suonare. Il fatto di metterti alla prova è perché noi nel format inseriamo nella cosa, o oltre al tuo pezzo, fai una cover, perché noi cerchiamo di tenere un ponte tra quello che è già conosciuto e quello che non è conosciuto. E, a volte è difficile, perché non tutti si mettono alla prova, non molti dei miei colleghi sono contenti di cantare le canzoni degli altri, cioè hanno sicuramente dei preferiti, ma siccome noi diamo dei temi, è come se gli indicassimo un po' la strada, a volte questa cosa dà fastidio, però a volte è anche un modo per dire, ok, ah, fammi vedere se riesco a fare questa cosa. Sono realtà tutte abbastanza vive, molto forti. Quello che posso dire è che a gente che non suona, di andarle a vedere, perché lì scopri che ci sono veramente cose belle a Napoli. Napoli è un po' bistrattata, nel senso che se senti il critico musicale che fa, ah, questi sono i nuovi 10 artisti, a Napoli non c'è mai nessuno. In Campania non c'è mai, cioè vanno in Sicilia, vanno a Napoli, è come se avesse una specie di tappo sopra mediatico, per cui o usciamo noi di prepotenza o difficilmente verremo fuori. Quindi cerchiamo di sponsorizzarci un po' tutti e soprattutto, signori, uscite ad ascoltare la musica, smettetela di stare davanti a X Factor, The Voice e tutto quello che è un contorno rispetto a quello che è la musica vera. Molti discografici dicono che la musica è morta, è come, non lo so, è una delle cose più sbagliate che io sento dire, perché io la musica la vedo, è viva, l'ascolto, non è più quella musica lì, ma c'è. Comunque, domenica 16 ottobre, sono un po' gnorri, down con le date. Avremo una serata al Sella al Tivoli con un ospite particolare che non sveleremo e non possiamo svelare, Un perché anche in questa indizio. cosa abbiamo deciso che se ci vieni a vedere, allora ti prendi questo fatto magico. Se io ti faccio la pubblicità dell'artista che viene e tu mi vieni a dire solo con lui, poi mi piglio collera. Allora, se tu vieni, io sono contenta, ti apro la porta e te ne vai contenta. Se tu non vieni, peggio per te, perché secondo me ne vale proprio la pena. Mi sembra Quindi, giusto. 16, se stai ascoltando, datemi un passaggio che Al devo Sella arrivare. Artillery al Vomero, che è uno dei pochi locali che fa buona musica a Napoli. Datemi un passaggio anche a me, venitemi a Tutti a prendere. Napoli. Io vi cucino, insomma, mi vado a cucinare qualcosa ultimamente. Che ne dite di un altro pezzo dal vivo? Trash, Io un altro pezzo. Ragazzi, Posso attore. cantare Che cos'è la piriciocco, se vuoi. Sto scherzando. Cos'è Sto la scherzando. piriciocco? No, non Domani, dopo la cerchiamo su YouTube. Mai in privato, nel Io come progetto. sempre mi sposto, non chiedo descrizioni, non chiedo storie per il discorso che abbiamo già fatto prima, quindi quando vuoi. Avevo un po' ragione. Sì. In Ecco, almeno questo, no? effetti sì. Cioè, io non vado contro quelli che lo fanno, però a me mi togli un attimo. Ciao. Era andata via la cuffia, adesso non c'è più, adesso c'è, ma non mi interessa. Io ci sono. Il mio colore è il blu, decisamente sono malinconica, ma se guardo indietro non scende una lacrima, mi logora, solo il bisogno di stringermi a te. Non mi sopporto più, ah, dell'assurdo, ma sei in ogni posto, in ogni passo, in un singolo gesto. Non dirmi quando ti prego, fa presto, e bene, 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 allevia le mie pene, costringimi in catene, come sai fare tu, un po' più spesso, un po' più spesso, mentre ti arrampichi,
Lungo i miei fianchi ti mostro i miei spigoli. Se ti apro i miei mondi, fa presto, riempili. Se ti apro i miei mondi, fa presto, riempili. E bene, 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 costringimi in catene, allevia le mie pene, come sai fare tu, usami. Sono il regalo di Natale che non t'hanno mai fatto, usami. Potrei restare notte e giorno ferma dentro il tuo letto, usami. Nei cinque sensi di sicuro vorrò essere il tatto, un po' più spesso, un po' più spesso, un po' più spesso, oh, oh, oh. Un po' più spesso, oh, oh, oh. Credi che per me sia così facile arrendermi a te, che mi rendi docile, che mi rendi docile. Io non ce la faccio ad essere fragile, come un vetro che puoi sempre infrangere. Stando alle tue regole, usami. Sono il regalo di Natale che non t'hanno mai fatto, usami. Potrai restare notte e giorno ferma dentro il tuo letto, usami. I cinque sensi di sicuro vorrò essere il tatto, un po' più spesso, un po' più spesso, usami. Sono il regalo di Natale che non t'hanno mai fatto, usami. Vorrò essere il tatto un po' più spesso, un po' più spesso, un po' più spesso, oh, un po' più spesso, un po' più spesso, oh, oh, un po' più spesso, un po' più spesso, un po' più spesso, un po' più spesso, usami. Dino, commenti a caldo. Il mio commento a caldo è la rievocazione di una domanda, meglio due, che la settimana scorsa Francesca stranamente non ha posto al nostro non ospite. Ho posto. Non è posto il nostro ospite. Vorrei. Allora, la prima. No, Francesca. Francesca, basta. Cioè, ti prego. Due domande che Francesca faceva spesso l'anno scorso era. Un po' più spesso, come dice la canzone. Vedi, mi chiedi che risposta. E la prima è, qual è stata il miglior complimento ricevuto da Michela e la peggior critica ricevuta? Perché se ti ricordi. Dire... Era così la domanda o mi sbaglio? Sì. Vuoi sapere il miglior complimento che ha avuto e la peggior critica? Beh, allora, innanzitutto giriamo le cose. Quindi il peggior perché. Complimento no, è la ti spiego mio... perché quando una persona ti muove una critica, in realtà ti sta aiutando a fare meglio. Quando una persona ti fa un complimento, molte volte è per educazione. Nel senso che, non ci vuole, devo citare Giovanotti che non sopporto tantissimo come cosa, però i complimenti costano poco e certe volte non valgono di più. Allora, io ho una canzone su Napoli che molte persone dicono che è bella. E l'ultima volta ho aperto il concerto ad Erika Mu, c'era una signora, ah sei stata brava, però quella canzone su Napoli è proprio, cioè, triste, brutta. Io così, ho detto, ma, ma com'è? Sono 10 anni che la canto e nessuno mi ha detto niente. Al di là del gusto, però ci può stare che probabilmente non è passato un messaggio positivo, che c'è volendo, c'è, perché Napoli è piena di contraddizioni e se tu ti poni in maniera negativa davanti a Napoli vedrai sempre nero, se ti poni in maniera positiva troverai sempre qualcosa che ti fa dire wow, vivo la città più bella del mondo. I complimenti sono facili, nel senso che ah sei brava, oh ma quella canzone è troppo bella. A me quando mi dicono grazie io sono contenta,
perché poche persone vengono vicino a te e ti dicono grazie, perché grazie vuol dire che sei entrato dentro di loro, non è come bravo. Concordo, concordo. Io purtroppo lei mi dice, vabbè. Ti strega. Perché il problema è che lui, cioè, lui pensa che io ero, ah no, perché sono No. Poppo per niente, Poppo per niente l'ha descritta così, per niente. No, allora, invece la seconda domanda è più simpatica, meno... E se ti ricordi, poi tu, un evento particolare, che è successo? Lo dici a me? Allora, la domanda è, Francesca, non è partecipe, è proprio... Mi sembri Nino in questo momento, Francesca. Nino, però siamo in radio. Cioè, non è che ti avvicini a lei e fai, sai, quella domanda, la gente non lo vede. Ok, allora... Noi volevamo sapere. No, vabbè, la domanda è questa. Comprate delle telecamere a circuito chiuso per Radio Baiano. Non volevamo savoir se durante un tuo concerto, durante una tournée, c'è stato un episodio tra il mistico e il religioso che puoi raccontare... Tra il mistico e il religioso è fantastico. Che sono quei fatti che praticamente puoi raccontare se hai scopato nel camerino, che comunque è sempre una cosa mistica, forse anche abbastanza religiosa se ti fai una Madonna. E allora, durante i miei concerti non succede niente di mistico e religioso, per fortuna. Ho avuto una volta una persona che non la smetteva di urlare, un po' alticcia, ma sei bravissima, stronza! Così tutto il tempo io stavo lì, sto facendo, questa sta facendo sul serio, era tutto il tempo. Poi alla fine della serata se la sono portata ovviamente a spalla perché era ubriaca, però è stato divertente, diciamo. È stata una buona esperienza. Immagino. Sì, ci sta questo. I cosiddetti champion. Ma non la dimenticherò mai, però. Io invece volevo fare un'altra domanda prima di passare un altro pezzo. Qual è la domanda che ti fanno sempre e qual è invece quella che vorresti ricevere? Quella che mi fanno sempre è, penso che sia proprio un fatto di curiosità morbosa e atavica. E nasce prima il testo, nasce prima la melodia. No, ma la fanno tutti, ma no, ma è magari anche naturale per chi non lo fa, è un fatto di curiosità. Quella che non mi fanno mai, che hai mangiato oggi? Che hai mangiato oggi? È una domanda strana, però è una domanda che racchiude un sacco di cose. Perché, tipo, che hai mangiato oggi? Vabbè, adesso non vale. Che significa, che ti importa se ho mangiato, se sto bene, invece di dire come stai, dici, ah, ma oggi che hai mangiato? Che ti fa piacere sapere. È vero. Le domande che sembrano stupide, cioè a me quando uno mi domanda come stai, è come sei brava. Ma come stai? Come stai? Sia. Bene, grazie. Tu, ma quando mai? Cioè, hai mai sentito una persona che ti risponde come stai, una merda? Anche perché poi se uno ti risponde no, una merda, e tu rimani così. Ok, allora che beviamo? Cioè, no, al massimo dico abbastanza, si va avanti. Esatto, cioè, sta. Quelle cose lì. Io rispondo sempre sto. Io dico sempre bene, grazie. Così. Ma non è vero. Però non puoi dire è certo, tutti. È certo, è che la domanda che è proprio è sbagliata, non la fate più. Prima di ritornare per le ultime battute di questa intervista, ascoltiamo un altro pezzo di Micaela Tempesta, Quanto dura un'ora, e torniamo fra poco ad Indifferenti su www.radiobaiano.it. Dipinti con 2 milioni di stelle brillanti, più dei diamanti, mi guardi, specchi riflessi, luce che entra e mi illumina i fianchi, odore di sogni leggeri. C'è che domani è un altro giorno e sai che c'è. C'è che il domani è un'abitudine da perdere. Ora che pensi, ora che
che fai? Ora quanto dura un'ora quando stiamo insieme noi? Ora che pensi? Ora che fai? Ora quanto dura un'ora quando siamo noi? Quando siamo noi? Il solito zapping tra i soliti ignoti che si sentono grandi, scopri i tuoi piedi mentre dormi. Guardo distratta l'ultima guerra e la gente che urla, questa è la vita ed io l'ho chiusa fuori. C'è che domani è un altro giorno e sai che c'è. C'è che domani è un'abitudine da perdere, da perdere. Ora che pensi, ora che fai, ora quanto dura un'ora quando siamo insieme noi. Ora che pensi, ora che fai, ora quanto dura un'ora quando siamo noi, 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 quando siamo noi. E lascio tutto lì fuori, almeno per un'ora ancora, almeno per un'ora ancora, almeno per un'ora ancora. Ora che pensi, ora che fai, ora quanto dura un'ora quando siamo insieme noi. Ora che pensi, ora che fai, ora quanto dura un'ora quando siamo noi. Ora che pensi, ora che fai, ora quanto dura un'ora quando siamo insieme noi. Ora che pensi, ora che fai, ora quanto dura un'ora quando siamo noi. Siamo noi, quando 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 siamo noi. Siamo tornati per le battute finali di Indifferenti, siete su www.radiobaiano.it, abbiamo appena ascoltato Quanto dura un'ora di Micaela Tempesta, che è sempre qui presente. Donne, Nino ha bisogno di una donna vera, entro stasera perché... Beh, allora la mia donna ideale deve saper suonare. Ma no, prenditi una donna che sa fare le lavatrici. No, non è andata a fare la lavatrici. Cioè... Sai stile le camicie che te stili? Non ho camicia. Perché tu stiri, io non stiro. Cioè, io non ho camicia. Lui non ha camicia. Vabbè. Mi dispiace, quindi se suona. Ragazzi, io sono... Donne che non volete fare niente in casa! E siamo fatevi avanti! Un artista artistica. Ma gli artisti, Bohemian. Gli artisti sono lunatici, ti trattano di merda. Vabbè, ma pure sono un po' ogni tanto. Ma tu non fai l'artista però. Poi dopo loro dicono, ma io sono artista. Ah, ma artista. Ma io faccio le fotografie. Premi un'altra cosa. Prima di un altro pezzo live, ci sono alcune domande fondamentali che dobbiamo fare a Micaela. Te le dico tutte e tre e tu poi rispondi. Sì. Social, dove possono trovarti per seguirti? Dove potete non trovarmi, social? Allora, non mi trovate su Badoo, su Wapa, su il resto mi trovate dove? No, mi trovate su Facebook, su Twitter, su Instagram, su SoundCloud c'è la musica, c'è un canale YouTube, ho anche un Tumblr, perché sono diventata una donna... Io non ancora, l'ho visto, prima ancora l'ho usato un Tumblr. Cioè ma è bello, perché è molto interessante. È molto creativo, dovresti provarlo, non è molto sputtanato, quindi però è un bel... Comunque, se andate sulla mia pagina Facebook, trovate tutti i link che ho scoperto che Facebook ha messo così alla mercé di tutti, vabbè. E poi prossime date tue e prossime date di Camera d'Autore. Allora, la prossima data di Camera d'Autore è una cosa che vi posso dire tranquillamente ed è
domenica prossima, che dovrebbe essere il 16, se non erro. Con ospite a sorpresa. Con ospite magico a sorpresa. E poi io non ho ancora date, perché so fatto che sto facendo il disco, mi scombussola un po' il modo di suonare, il modo di fare, quindi cerco di non prenderle. Se capita, lo trovate sulla mia pagina Facebook. Ma nemmeno un aiutino per l'ospite magico? No, non posso, non posso. Nemmeno la zona di provenienza? Non vi preoccupate, non sono io, cioè l'ospite magico non sono io. Non è Nino, quindi venite. Al massimo sto dal pubblico cercando le donne che stanno ascoltando la musica là, però fondamentalmente. Quest'anno basta. Abbiamo deciso di fare questo format perché vogliamo dare spazio a progetti che ci sono e che è giusto che anche chi ha velleità di cantautore ascolti un collega che magari è un attimino più avanti nel percorso. Non significa che è meglio, semplicemente che ha un po' più di esperienza. Curiosa questa cosa. Ci dobbiamo andare, dobbiamo scoprirlo, è l'unica alternativa. Sì, io sto là, cioè tranquillo. Lui ormai ha preso casa a Napoli. Solo per quello, fondamentalmente. Altro che per studiare. No, vabbè, sta anche studiando. Mentre voi vi preparate, almeno il titolo della canzone che ci suoni. E che vogliamo suonare stasera? Boh, abbiamo fatto. Io direi di andare di nuovo sul drammatico. No, vabbè, è drammatico. Vabbè, facciamo questo pezzo che non è tanto drammatico, però insomma si evince il mio problema in questo momento. È bello perché quando ti si rompe il cuore si fanno un sacco di pezzi e poi c'è un sacco di cuori, è tutto più divertente. Yes, in questo momento proprio. La nostra star, il mio piccolo David LaChapelle, ha messo la macchina fotografica. Devi comunque specificare quello che stai facendo, perché la gente non ti vede che sei un uomo tuttofare. È un uomo tuttofare, fa anche le lavatrici. Sa anche cucinare. Sa anche cucinare. Se volete, vuole fare un invito con Panino. C'è la pace del mondo, accarezzami, lo sai che ho paura del buio, riavvolgerò stagioni, le speranze, le illusioni ed anche il tempo che mi tiene lontana da te. Lo sai, non so smettere e giocherò a perdere finché il cuore mi batte fuoco, l'inferno, ma poi stringi e resta finché non mi sveglio, dammi le tue mani addosso e le labbra tra i pensieri, pienerò le dimensioni per tornare da te. Lo sai, non so smettere e giocherò a perdere finché il cuore mi batte per te. Lo sai, non so smettere, giocherò a perdere. E se d'amore si muore, morirò di te.
Grazie. È strano ma vero. Io non applaudi, non fa mai applausi solitamente. Non lo devi dire. Poi dopo, se non applaude, arriva un artista dopo, non applaude. Ma devi applaudire tutte le puntate. Ma devi applaudire. Certo. Io non so cosa dire. È la verità. No, nel senso che voglio un ultimo commento a caldo, che a me è piaciuto molto. Io continuo a dire, lo dico, uso la parolaccia. Quanto cazzo esce sto CD? Cazzo! Ok, l'ho ma detto. Ma poi ritorni quando l'hai finito. Certo che ritorno. Devo per forza ritornare. Noi purtroppo siamo giunti alla chiusura. Io penso che, cioè, a casa mi rivedrò i video 10 volte. Faccio le 4 del mattino a lavorare perché mi sento 10 volte. A proposito di video, dobbiamo ricordare che la puntata che abbiamo registrato. Sì, perché abbiamo il nostro canale YouTube. Verrà messa domani mattina da me medesima sul nostro canale YouTube alla sezione Indifferenti. E anche i video dei live fatti da Micaela li potrete trovare sempre da domani mattina in poi. Domani mattina, ora di pranzo. Domani mattina li troverete nella sezione live a Radio Baiano. Il tutto domani. Mattina, pomeriggio, domani. Noi ringraziamo Micaela per essere stata con noi. Grazie a voi. Ragazzi. Io ti faccio l'in bocca al lupo per questo disco. Ti aspetto. Crepi, un bocca al lupo a voi che vi fate il mazzo tanto per darci un po' di crepi. Spazio. Voglio ricordare anche che noi torniamo martedì prossimo. Saremo con Niccolò Annibale che torna di nuovo per presentare questo CD. Torna, ce l'aveva promesso ed è ritornato. E poi vi svegliamo anche l'altra data, che è l'altro martedì, non mi dite che giorno è perché non lo so, quindi non il martedì prossimo, l'altro martedì, e saremo con Noemi De Simone per chiudere il calendario di ottobre, poi non vi posso dire nient'altro. Vabbè, io ci vediamo martedì prossimo, non aggiungo niente perché ti aspetti che dico una stronzata, però non sì, la dico. Per no, vabbè, no, sono contento di questa puntata, cioè, veramente. Cioè, non vuoi salutare nessuno? Devo dire, cioè, quella volta che volevo chiudere, sono contento perché Francesca questo mese mi ha messo due donne nel programma, perché noi non fanno mai donne. Chiudiamo, vedo l'ora che viene l'ultimo martedì, ok, l'ho detta. Non si fa così, dai, c'è prima Niccolò. Niccolò, io Niccolò, ti aspettiamo. Io gli voglio bene, cioè, artisticamente gli voglio bene, ma da uomo aspetto martedì. Cioè, volevi sentire la stronzata, l'ho detto. No, l'uomo che è Nino aspetta Noemi. Con questo ringraziamo ancora Micaela. Noi ci risentiamo martedì prossimo. Ciao. Ciao ragazzi. Arrivederci.